La Cina sceglie Milano come sede della neonata Ningbo General Chamber of Commerce in Europe. La presentazione ufficiale nella prestigiosa cornice della Villa Reale di Monza, dove sono accorsi oltre un'ottantina di imprenditori e commercianti di Ningbo, con attività in tutta Europa, che operano nei settori immobiliare, produzione di biciclette, buyer di metalli ferrosi, industria chimica, trading di macchinari, industria farmaceutica e servizi sanitari, gestori di parchi industriali e molto altro. Presenti alla cerimonia oltre una cinquantina di imprenditori italiani. L'obiettivo della neonata istituzione è favorire il commercio con l'Europa e aiutare gli imprenditori del vecchio continente a entrare nel mercato cinese. La Ningbo General Chamber of Commerce in Europe intende aiutare le imprese europee ad entrare in Cina, aiutare le imprese cinesi ad entrare nel mercato europeo. Integrare le risorse di tutti i componenti della Camera di Commercio, realizzare progetti concreti fornendo anche un contributo al territorio nel quale si opera. Sono numerosi gli imprenditori italiani che hanno deciso di investire nel mercato cinese, dal food alla ristorazione, dal tessile al mondo dell'informatica, ma sono altrettanto numerosi gli imprenditori cinesi che in Europa hanno investito e creato importanti realtà imprenditoriali e commerciali. Un progetto nel quale crede fortemente anche il presidente Li Yongping, al vertice della Ningbo General Chamber of Commerce in Europe, che ai nostri microfoni ha ricordato che dove ci sono sole aria ci sono i commercianti di Ningbo. In Europa ci sono tantissimi commercianti di Ningbo, ma dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo scelto Milano come sede della nostra Camera di Commercio perché è molto simile alla nostra città. Cina ed Europa sono due importanti forze economiche nel mercato mondiale e insieme devono lavorare, perché solo lavorando insieme è possibile creare un futuro migliore. 整合在一起，我们组成这个欧洲宁波总商会。因为宁波帮是一个非常特殊的历史群体，等会我们在会议上也会说到。所以我们就选择在这里作为我们的整个欧洲宁波总商会的总部。Anche la politica lombarda ha compreso l'importanza della nascita della Ningbo General Chamber of Commerce in Europe proprio a Milano e non sono voluti mancare all'appuntamento della presentazione ufficiale, neppure ai vertici del Pirellone e del Comune di Milano. Lo scambio nel 2018 è aumentato del 10%, è arrivato quasi a toccare quota 18 miliardi, è cresciuto l'esportazione, è cresciuta l'importazione. Quindi questi sono dati e risultati che indicano un forte interesse da parte di Regione Lombardia, così come indicano un forte interesse della Cina nei confronti dell'Europa e in maniera speciale nei confronti di Milano, tenendo conto che tutto il mondo ha scelto Milano. Milano è la capitale dal punto di vista di presenza di tutto il corpo consolare, ha battuto poco tempo fa la città di New York, e quindi questo sta a sottolineare l'importanza della nostra città, ma soprattutto l'importanza della nostra regione. Anche perché tutto ciò che è creazione di reti che fanno leva anche su cittadini di origine cinese che hanno maturato esperienze imprenditoriali o di studio all'estero, in Europa, in particolare in Italia e in questo che è il territorio al centro dei processi economici del paese, aiutano poi questo territorio a sviluppare relazioni con altre nazioni e in particolare la Cina, che sappiamo quanto è importante e rilevante dal punto di vista economico a livello globale. Quindi riuscire a coltivare rapporti con comunità di origine cinese che hanno come riferimento il nostro territorio è qualcosa che può essere utile a tutto il sistema economico. Certamente Milano, la Lombardia sono un riferimento molto rassicurante per molti investitori stranieri, perché sanno che qui possono trovare una serie di servizi che funzionano, sia pubblici, che una serie di professionalità che possono accompagnare sia diciamo, l'atterraggio degli investimenti che lo sviluppo delle diverse attività di business. Questo è un valore non solo per questo territorio, ma per l'Italia, perché chi arriva qui poi usa questo territorio come punto di relazione per l'Italia, e quindi dobbiamo insistere nello svolgere questo ruolo nell'interesse del nostro territorio e di tutto il paese. L'importanza del commercio con gli occhi a mandorla è stata compresa anche da diversi imprenditori e commercianti del territorio di Monza e Brianza. Emblematica la storia imprenditoriale di Maaz al-Bawronti, libanese di nascita ma residente allentato sul Seveso, che in Cina ormai da anni si occupa di cibo e di vini italiani. Cina italiana, i prodotti italiani sono molto apprezzati,
e danno molta fiducia anche ai cinesi. Ho iniziato col caffè e poi ci abbiamo aggiunto il vino, e poi tutti i prodotti italiani, dai formaggi ai salumi, e diciamo che sono molto apprezzati. Cos'è che va per la maggiore? Quali sono i progetti per il futuro? Semplicemente adesso sta iniziando a essere un prodotto diffuso il vino italiano. I prodotti alimentari siamo ancora un po' indietro, un po' anche per la questione della cultura culinaria cinese, che è molto forte, e la mancanza del latte in Cina, e quindi non aiuta a distribuire bene i nostri formaggi, che comunque sono eccellenti. I salumi iniziano ad andare un po' meglio adesso.